Professore, questa mattina abbiamo questo azzurro bellissimo, un panorama che io raramente ho visto qua. È praticamente lo squarcio laggiù della Valle del Mugno. Noi siamo a Foggia. Porta praticamente alla forma dove abbiamo la sorgente principale di acqua, quindi giù Vallo Castello Vecchio, e abbiamo la parte ricca di Malvagio San Pietro, anche storica, dietro la giungla, ecco, dietro la curva là, con i vigneti di, poi c'è con gli oliveti di Nazaria, e poi a monte la valle che c'è grande dall'altro lato del Parco di Roma, sopra lì è quando lo fanno, ed è poi in prospettiva le montagne, monti vicini, bellissimo questa mattina che si nota la presenza della neve. Ah sì, infatti si vede un po' di neve, è tutto un panorama di nuvole che tanto valle bella verde, e qua noi siamo così a ridosso della, diciamo, del vallone, le grandi vite, il sole a destra della chiesa madre, si vede la parte storica, dal lato est, ecco. Ecco, vallata, vista dal lato ovest, vista dal lato ovest. E poi invece, andando invece sulla destra, spostandoci questa volta, piano da destra vediamo bello il ponte, non me ne importa che non viene frasche, non me ne importa che non viene frasche, un bel panorama, un bel paesaggio, questo che canta sembra il Tibetto, sì, Franco, la tua ultima canzone bella, la pizzica valladese, la pizzica valladese, la pizzica valladese, ok, tre minuti, noi dobbiamo essere riconoscenti ad Arcidiacono perché porta avanti le nostre belle tradizioni canoniche, ma tu sai che le sinergie sono sempre buone. No, l'idea della tessera, guarda, è 2 anni fa, quando 2012. È stato prima, ci siamo dimenticati, questo è il vallone di Annuccia. Questo qui il vallone di Annuccia. Vabbè. Ma guarda che spettacolo. Poi là è bello anche la strada da vallata che porta a Carizza, sì, sembra un serpentone, di curva, la parte frontale va benissimo, sì, che avrebbe bisogno di assistenza, ma speriamo lo faccia bene. Vabbè, io penso possa bastare. Sì, che possiamo. Va poi nella zona, ecco, quando parliamo di quella zona là, si apre il discorso prossimamente di Paradiso. Beh, prossimamente. Una zona molto ricca di asfalto. E ci andremo. La zona di San Pietro, della città, molto ricca di asfalto. Anche per la presenza di qualche serpentello bisogna stare attenti. E allora saremo attenti. Va bene.